Sanremo. Radio Bruno, Paolo Vallesi. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Come state? Ma guarda, noi stiamo molto bene, siamo felicissimi di ritrovarti e soprattutto all'Ariston nella serata duetti con i Cugini di Campagna. Ridendo e scherzando, poi questa è la sesta volta che calco il palcoscenico di Sanremo e diciamo chiudo un cerchio, perché io gareggiai tra i giovani, gareggiai tra i big, ho fatto l'ospite nel 2017-2021, mi mancava le cover, quindi ti do uno scoop, il prossimo anno rifaccio Sanremo Giovani. Oppure presenti direttamente. No, non c'è i titoli e neanche la capacità. Allora, anticipaci qualcosa di questo duetto, che cosa succederà su quel palco stasera? Beh, allora, sarà sorprendente perché chiaramente due voci che comunque sono diametralmente all'opposto, la mia un po' grossa e rotta, la loro limpida e il falsetto, si uniranno in due canzoni che fanno ormai parte delle orecchie e anche in alcuni casi del cuore delle persone. Quindi duetteremo La Forza della Vita, che compie 30 anni quest'anno, 31 però formalmente 30esimo, e 50 anni di Anima Mia, quindi facciamo compleanno, facciamo 40 anni per entrambi. Quanti numeri, senti, però non te la puoi cavare così. Ti hanno detto prova a fare il falsetto, ti hanno costretto a provare almeno? Io il falsetto l'ho perso quando avevo 22 anni, no? Sai, tipo quindi no, in realtà no, si uniranno le nostre voci, la disquisizione sul fatto se avrò io le zattere oppure loro se le leveranno, e comunque se poi stasera non sono un nano io e altri loro, hanno 22 centimetri e quello... E le paillette? No, pagliette no, sarò moderatamente sobrio, moderatamente perché poi la platea e il palco prevede una certa forma di eleganza, però come vedi io ho un'eleganza un po' particolare, quindi non lo so, che poi mi sono portato 4 outfit, decideremo all'ultimo minuto, insomma vogliamo lasciare questa suspense caso mai interessasse a qualcuno. E certo, vogliamo capire se vi coordinate o non vi coordinate, soprattutto però sarà un grandissimo momento karaoke, canteranno tutti lì a casa, veramente incredibile, perché sono due canzoni meravigliose che tutti conosciamo. Sì, e poi io Anima Mia l'adoravo all'epoca e poi conoscendo i Cugini veramente bravissimi, l'ho potuto verificare anche fuori onda, diciamo, della loro bravura, simpaticissimi, è nata un'amicizia sincera, come giusto che siano. Io, sai, ho pubblicato nel 2022 questo album di featuring con tutte le mie canzoni più conosciute insieme a Gianni Morandi, ad Enrico Ruggeri, a Marco Masini, a tante Gigi D'Alessio e tanti altri. Ecco, La Forza della Vita con Gianni Morandi, che è il pezzo che adesso è in programmazione, è stato quello che ha fatto scaturire questa idea, perché Amadeus l'ha sentita e gli piaceva, e ai Cugini anche, quindi è nato questo connubio totalmente impensabile per me fino a 2 mesi fa. Ma tant'è, così è, that's life, no? Così eccoci dice. Qui. Allora, stai seguendo Sanremo, ce l'hai fatta? Forse, sto qua. Cosa ti è piaciuto? No, allora, martedì ho fatto una full immersion, e mercoledì un po' meno, e ieri sera sì. Come tutti, io sono un po' diesel nel capire le canzoni, no? Quindi alla prima nessuno mi aveva impressionato. Ieri sera mi hanno cominciato a girare tutte. Sono un po' di parte nel dire che quella dei Cugini è veramente bella. Secondo me sarà una delle più trasmesse dalle radio. Poi ho sentito una grande Giorgia, un grande Mengoni, un grande Ultimo. Insomma, poi ce ne sono veramente tanti che veramente penso sia impossibile nominarle tutte. Ho visto un livello medio altissimo e si capisce che queste canzoni faranno parte della radiofonia, della televisione, delle nostre playlist e dei social per lungo tempo. Invece torniamo indietro, quando tu eri piccino che guardavi Sanremo, chi ti piaceva, quale canzone secondo te rappresenta al meglio quel momento lì? Ora faccio l'immagine proprio il boomerone, no? Perché cioè, allora io ho il ricordo di me adolescente o ragazzo. Si presentò questo signore con degli occhiali neri e con i riccioli, con questo doppio petto, ma non è che proprio appariva per la sua bellezza, no? Cioè era un po', sembrava un po' trascinato lì, e cominciò a cantare ancora. Io quella canzone lì, io mi ricordo, non lo so, mi uscivano le lacrime totalmente. È stata anche una delle cose che proprio mi ha fatto innamorare della musica, ecco, quando le canzoni ti suscitano queste sensazioni, qualcosa di forte. Quindi questa immagine c'era proprio lì e ho detto, ma come mi piacerebbe un giorno a me essere su quel palco. E
così è. E così è successo. Grazie mille a Paolo Vallesi. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.